E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi carissimi, siamo qui su Subnautica. Vi ricordate la storia della nostra storage box con il floater che praticamente ci permetteva di far galleggiare delle cose. Quindi veramente, veramente estremo. Si sta dimostrando molto divertente questo gioco. Però adesso siamo giunti, perché è un survival, al momento in cui dobbiamo assolutamente bere e mangiare. Quindi direi di prendere l'unico pesce che avevamo trovato, che ci dava sia il cibo che l'idratazione e l'acqua. Era il pesce pepper, neanche, che qualcuno ha detto cavolo, sale e pepe. Cioè bellissima come cosa. Eccoli, dovrebbero essere questi. Non sono assolutamente facili da... L'ho preso, che botta di sedere. Non capisco perché. Non mettimelo nell'inventario, no? Ah no, è già nell'inventario. Quindi forse ne posso prendere solo uno alla volta. Non lo so. Comunque aspetta, vediamo prima cosa. Vediamo se effettivamente è questo quello che ci dava sia. Che ho qualche dubbio, eh. Eccolo, cuciniamo. Vediamo se ci dà sia il ci fa aumentare sia la barra del cibo che dell'acqua. Vediamo allora. Sì, è questo. Però dell'acqua veramente poco. Secondo me dobbiamo trovare qualche altra cosa. Perché qua facciamo proprio una brutta fine. Vabbè, adesso troviamone un altro da mangiare del sale. Perché sennò non riusciamo a... Moriamo prima di riuscire a capire cosa dobbiamo fare. Nel frattempo continuiamo a prendere dei materiali. Non so cosa... Questo non so che cos'era. Del zinco. Benissimo. Ma ragazzi, ma io non lo so se rende l'idea la grafica incredibile su cui stiamo. Questo che cos'è? Del quarzo, molto bene. E qui questa roba qui cos'è? Ma tra l'altro io ho anche una specie di coltello. Dovrei assegnarlo al... no, però dobbiamo salire. Mi dispiace sfondare queste cose, però sinceramente volevo... posso prendere, non so cosa siano. Un attimo, che è 25? Boh. Porca miseria, no. 9, 6, sì, un attimo, oh mamma, no, 3, 2, 1, mamma mia. I mortacci vostri, ma che cazzo di roba. Stavamo per morire ragazzi, stavamo per morire come i mammalucchi. Ok, allora procediamo con... Io non so cosa... Sto continuando a sfondare tutto con sto coltello perché... Ma non so se effettivamente poi ci servirà sta roba. Io non so cosa sia. Una specie di... Quindi vediamo magari con calma dopo. Qui dentro io non mi ci infilerei... un pesce perpe. Era morto, galleggiante. Bene. Così possiamo mangiare. Che botta di culo. Ok. Ragazzi, ma che profondità. Che... È bellissimo questo gioco. E poi c'è tanta roba da scoprire, da craftare. Lo so, solo qua con l'ossigeno dobbiamo fare qualcosa, ragazzi. Veramente finisce in 10 secondi, cavolo, pochissimo. Ok, allora andiamo qui. Pesce pepper. L'unico che possiamo mangiare è ancora, ci abbiamo il 20%. Tra l'altro non riusciamo veramente. 25. Questi che sono? Jowled disc baseball, come se fosse pinne di qualcosa. Ma cosa potrebbero esserci utile secondo voi? Del vetro si può fare. Con... No, quarzo e sabbia. Boh, facciamo sto vetro. E poi cosa possiamo fare più? Questa che cos'è? Compass, zinco e copper. Buono! Dai, facciamo questo compasso. Che sarebbe sto... La bussola secondo me. Allora, shift... 2, mi sembra, shift 2. Come funzionava? 2, sì, bastava schiacciare solo 2. Allora, 2. Nord, sud. Cos'è sto coso qua? Vabbè. Ma aspettavo di meglio, ragazzi, sinceramente. Glass, batteria. La batteria come si può fare? Copper. Dobbiamo andare a prendere altre risorse. Ma io direi, prima di fare questo vorrei trovare come fare l'acqua. Membrane. E le membrane, ma da dove cavolo escono ste membrane? Cioè, forse sono altri pesci. Queste non ci sono servite, una merito capifero proprio. Va bene, dai. Andiamo ancora in acqua, vediamo di cercare queste
queste membrane, boh. Non so. No, questa non si rompe niente. Del sale che ci farà sempre molto comodo. Quindi il quarzo, molto bene. Alcuni di voi hanno detto: Mugia, perché non ti dirigi verso la nave? Giustissimo. Nella prossima puntata magari cerchiamo di avvicinarsi. Io non vorrei una membrana, un pesce membrana, credo che sia. Giusto, forse l'abbiamo trovata, era un pesce, sembrava una membrana. Ah, guardate, la bussola ce l'ho dietro, ma è su. E qui est, guardate. Nord. Ah, cavolo, io pensavo invece di vederla. Vabbè. Allora, pesce membrana. Air sac. No, un pesce air sac. Che cazzo vuol dire? Io non voglio allontanarmi più di tanto, ragazzi, perché è un po' pericolosa la storia qui. Oh, guarda come corre sto pesce pepper. Si sta facendo anche buio. Non posso allontanarmi perché ci sono anche pesci un po' grossi, diciamo, e malintenzionati, eh. Non è che ci sono solo quelli là simpatici e carini, diciamo così. Quindi qui possiamo prendere questa. Ok. Cos'è quella a fare lì? Una cassaforte sott'acqua abbiamo trovato, ragazzi. Cos'è? Abbiamo preso un frammento, dovrebbe essere. Guardate qui. Cavolo, abbiamo già finito con l'ossigeno un'altra volta, mannaggia la miseria. Vabbè, dobbiamo risalire purtroppo. 25. Dirigiamoci verso la nostra... I cambiamenti tra giorno. Guardate che meraviglia, eh. C'è un sole anche su questo pianeta. Molto bene, oh. Entriamo da sotto, va. Andiamocene su a guardare questo tramonto. Siamo sulla nostra nave spaziale. Quella è la nostra. Ancora i floater, sono rimasti lì. Si è scatenato un putiferio quando abbiamo visto come funzionavano questi floater. Tutti che mi consigliavano cose. Fantastici, siete fantastici. Allora, posso cucinare air sac. Questo cooked air. Secondo voi questo conviene? O il famoso sabbia? Facciamo un altro pezzo di vetro che può tornarci utile. Beh, vediamo un po' se facciamo questo air sac. Sono 14%. L'acqua qui è incredibile. Così mangiamolo. Ah, anche questo ci dà un poco di... Vabbè, meglio così, buona a sapersi. Mettiamo un po' nella scatola un po' di cose che abbiamo messo. Del vetro, del quarzo. Svuotiamoci un attimino perché abbiamo tantissime cose. Però il compasso ce lo portiamo dietro perché ci può essere sempre utile. Un frammento. Un frammento, non so di cosa. Questa roba qui che purtroppo non ci è servita a niente. Devo capire quanto prima come fare a costruire l'acqua. Bleach e Listing Water Source. E poi delle membrane. Devo assolutamente trovare queste cose. Bleach, non so. Flare, air grabber. Non ne ho proprio idea. Non è una cosa. Niente, vabbè. Continuiamo ad esplorare un attimino. Direi dobbiamo trovare queste dell'acqua, come, perché abbiamo capito come fare a pescare, a trovare. Oh mamma, è proprio notte, ragazzi. Guardate che colori incredibili. Io spero che venga. Oh, di notte si trova subito il sale e le cose. Sarà un po' pericoloso uscire, però brillano, quindi cavolo, le troviamo subito. Di notte è vantaggioso, ragazzi, andare. Spero che nel video venga, come si vede tutto meglio, cioè risaltano le cose perché luccicano. Speriamo che non ci becchiamo qualche tipo di pesce cane, qualche animale strano. Questa roba qui che cosa può essere? Niente. Vedete, ce ne sono tantissimi di questi. Paolo, ancora con l'ossigeno. Ok. Va bene, ragazzi, io direi mettiamoci un attimino su. Ok, cosa abbiamo preso? Abbiamo preso altro sale, quarzo. Molto bene, molto bene. E ne abbiamo, tra l'altro qui abbiamo anche altre cose. Abbiamo del sale, il quarzo. Io lo trasporto qui così poi dopo
possiamo farne un qualcosa, insomma, cercare di capire cosa fare. Va bene, per questa puntata è tutta, veramente, ci abbiamo messo tutto il possibile ed immaginabile per fare... Sta tramontando il sole, quindi è momento di andare a nanna. Con questo è tutto, vi salutano anche i Floater lì, ciao ciao. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, romantico come sempre, più che non mai, vi saluta. Quella sporgenza che cavolo è? Vabbè, magari andiamo a vedere la prossima volta e ci facciamo un giro anche verso la nave. Questa nave affonda, ma è sempre lì. Va bene ragazzi, ciao ciao ragazzi.